Con Boris Casadio, da oltre 20 anni la voce della Superbike a Misano. Quali sono le emozioni di questo lavoro così entusiasmante? Le emozioni sono tantissime, anche perché c'è tutta una fase preparatoria che anticipa da 3 giorni dell'evento, che poi nel mio caso molte volte è di 4 giorni, perché anche il media event che introduce la manifestazione generalmente in situazioni che possono essere in località della Riviera, oppure addirittura quest'anno interna all'autodromo con la novità dei campi da padel e quindi di un game di padel con delle coppie di protagonisti tra Superbike e Campionato del Mondo Femminile, mi vedono comunque attivo quindi su tutto il diciamo weekend lungo. Le emozioni sono tante, c'è sicuramente l'entusiasmo di seguire un campionato che ho avuto modo di seguire da appassionato praticamente quando è nato, ed è un bambino, e di iniziare poi a raccontarlo, come racconto onestamente tra il circuito di Misano e altri impianti, un po' la storia e gli eventi motoristici a due o quattro ruote. Quindi fa parte dei miei pacchetti e sicuramente tra i tanti campionati che seguo ha un posto speciale nel mio cuore, perché il mio primo evento mondiale è stato proprio il Mondiale Superbike a Imola nel 2002, e poi da lì è iniziata anche la kermesse su Misano in quanto speaker di entrambi gli impianti. Com'è cambiato in questi anni? Ma allora, direi che come punti e sostanza, fra le tante evoluzioni nel mondo del motorsport, forse il Mondiale Superbike è quello che nel corso del tempo ha cercato di mantenere un'attinenza con quello che era la Superbike delle origini. Certo, non è facile perché tutte le situazioni vengono ad evolversi, no? Ed è naturale. Però quelle moto, praticamente modelli da produzione portati alle corse, forse lo vediamo ancora di più nelle categorie corollarie. Più che lo Supersport, la 300 assolutamente è la moto 300 che si può acquistare in concessionaria portata in pista, e anche il mondiale femminile che, come abbiamo visto, è iniziato con una monomarca a livello di motore che è prettamente legato alla produzione. Quindi questo direi che è il primo leitmotiv che mantiene abbastanza ancorata la tradizione della Superbike. La stessa massima serie, ovvero la Superbike vera e propria, sì, vede delle moto particolarmente evoluzione, però di base, di partenza, si rifanno a modelli che comunque hanno una rappresentativa sul mercato. Poi, altre note che possono in un certo qual modo mantenere una Superbike vicina alle origini, e sono ancora le tante iniziative per cercare di far vivere agli spettatori e alle spettatrici la corsa con un contatto il più possibile vicino con i protagonisti. Ci sono tante soluzioni per poter anche accedere al paddock, un aspetto che è sempre stato molto apprezzato in Superbike, che rimanda un po' al motociclismo degli anni che furono, no? Perché poi era così il mondiale, erano così i campionati nazionali una volta. Poi è chiaro che l'evoluzione dello sport ha magari portato il paddock, i piloti, i team, le moto stesse più lontane. In Superbike questa specie di distanza si cerca sempre di colmarla e di avvicinare gli appassionati. Le soluzioni sono tante, con le iniziative che partono già con i media event, che vanno avanti con i post gara quando i piloti arrivano al paddock show e successivamente incontrano gli appassionati per le foto, per firmare i poster. Sono tutte piccole tradizioni iniziate anni e anni fa che gli organizzatori cercano di portare sempre avanti. E qui in Romagna mi pare un ottimo habitat, perché qui siamo abbastanza calienti. E ci sarà la Superbike Misano almeno fino al 2029. Ah, io non posso essere che super contento, perché è una formula che adoro. Tra l'altro, per chi ama le corse e ama vedere tante gare in pista, molte moto di diverse aziende in pista, sicuramente è un bel format. Fra l'altro, si comincia la Superbike a 3 gare: una gara il sabato, la gara sprint che poi è la qualifica per la gara di domenica, quindi sono 3 corse Superbike nel weekend, 2 gare per ogni altra categoria, le gare di supporto, abbiamo visto il monomarca Yamaha, in più qui il monomarca di Aprilia nazionale, per cui sono tutte formule per chi ama essere in pista, sugli spalti, in tribuna, per vedere, come diciamo in Romagna, al gar con i motour. Ecco, qui c'è modo di sfogarsi, io penso che sia veramente una bella notizia questa. Ma c'è un episodio che ti è rimasto particolarmente nel cuore? Allora,
Diciamo, le gare commentate ne ho commentate tantissime perché ho avuto l'enorme piacere di commentare lo Superbike qui a Misano. Dal 2003 sono vaderato costantemente. Già feci un intervento nella Superbike del 99 o del 2000, mi sembra, con Baileys, scusatemi, con l'Aprilia ancora bicilindrica. Mi ricordo che c'era Troy Corser che guidava l'Aprilia. In quell'occasione affiancai lo speaker storico di Misano in quegli anni, che era Paolo Ciri, che poi siamo stati partner per diverse stagioni, e per il sabato, in occasione della Super Pole 1 contro 1, una formula che è rimasta per un bel po' di anni, che era molto avvincente per decretare l'autore della pole position e per scrivere e descrivere la starting grid, la griglia di partenza delle gare. E fu un episodio curioso, ma da allora praticamente tra Misano, Imola e anche le due gare di Vallelunga del 2007 e del 2008 che ho condotto io, sono veramente tantissimi gli episodi di gara innumerevoli, quindi di bagarre viste, ma non solo nella classe Superbike, anche nella Stock 1000 all'epoca, nella Stock 600 europea, che hanno sempre offerto delle battaglie incredibili, dei gruppi compatti, abbiamo così scoperto dei nomi arrivati all'apice o nelle derivate di serie oppure nel tempo anche nel Mondiale GP, quindi insomma, perché poi sono percorsi alla fine che si incontrano, no? Vuoi all'inizio, vuoi in una epoca successiva nella carriera dei piloti, sono sempre degli interscambi tra i due mondi. E sicuramente ho dei bei ricordi per quanto riguarda delle premiazioni oppure dei campionati del mondo risolti e che ho avuto il piacere di essere io il cerimoniere nella selezione del titolo. Ad esempio ricordo Karl Magerich che vinse un mondiale, c'ero io. Quando Biaggi ha vinto il mondiale 2010, lì accadde ad Imola, c'ero io alla cerimonia. È emozionantissimo. A Vallelunga invece sfiorammo il titolo di Baileys che cascò al penultimo giro e dove fu costretto a rimandare la cerimonia di campione del mondo alla gara successiva che non era in Italia. Lì invece c'è stato un po' di rammarico. Però questi sono alcuni solo degli episodi, sono molto belli gli eventi che facciamo insieme promozionali, perché ho avuto modo di stare con i piloti in un momento sereno, tranquillo, non di tensione, allora magari chiacchierare, scherzare con Jonathan Rea e la famiglia in spiaggia a Misano, è successo, anche poi di ritrovarci a mangiare il pesce insieme, per dirne una, oppure di essere gomito a gomito con Max Biaggi in un momento divertente, insomma, degli eventi, delle situazioni sono state tantissime. Adesso uno in particolare, tutti eventi che ti rimangono comunque, fanno parte del tuo cammino in sostanza. E la tua voce ha accompagnato veramente tutti questi splendidi momenti rimasti nel cuore degli appassionati. Questo mi fa piacere, spero che ci sia un ricordo magari di qualche azione di gara particolare o di qualche biografia raccontata nel corso delle giornate che magari abbia solleticato la curiosità di coloro che hanno assistito all'evento e che magari possono scoprire o sapere qualcosa di più dei protagonisti delle moto e dei personaggi. Allora io così ne approfitto ringraziandoti e ringraziando tutti gli amici di Corse di Moto TV. Che saluto e mi auguro di trovarvi live perché il motorsport è ancora più bello dal vivo sul posto. Ciao!